Euroregione News. Ringraziamenti a Flambro di Talmassons. Uno è Pier Mauro Zanin, sindaco di Talmassons per quasi 10 anni, oggi eletto presidente del Consiglio regionale, capofila di Forza Italia della maggioranza, con una valanga di voti da tutta la regione. E l'altro è Fabrizio Pitton, ex presidente del Consiglio provinciale di Udine, che da unico candidato è stato eletto nuovo sindaco di Talmassons. Oggi a Flambro, in Villa Savornian, io insieme al mio amico e nonché successore Fabrizio Pitton abbiamo voluto incontrare sostenitori, amici, persone che in qualche modo ci hanno dato una mano nelle ultime elezioni sia regionali che comunali per ringraziarli. Riteniamo che, come abbiamo sempre fatto, il confronto importante sia sempre quello con la nostra comunità, e oggi abbiamo invitato la comunità di Talmassons, dei quattro paesi, ma anche insomma quella più ampia regionale di tutta la provincia di Udine, che in qualche modo ci ha dato questo grande consenso sia in termini di elezioni regionali, essendo io risultato il primo eletto all'interno della lista di Forza Italia della circoscrizione di Udine, e Fabrizio avendo vinto col 100% perché era l'unico candidato sindaco del comune di Talmassons. L'impegno che adesso ci accingiamo ad affrontare sarà sicuramente quello della grande promozione del nostro territorio, no? Per immaginare con uno sviluppo, una visione nei prossimi 5-10 anni che possa portare e consolidare la ricchezza e creare anche occasioni di lavoro per i nostri giovani, oltre che investire anche in termini di cultura, in termini anche di attenzione verso le persone più deboli sociale e verso anche l'associazionismo in un'ottica di sussidiarietà, che è stata secondo me l'arma vincente in questi 10 anni in cui ho fatto il sindaco di Talmassons, nella quale siamo riusciti in questo periodo appunto a creare una grande condivisione di intenti e di obiettivi con la gente del posto, in un'ottica proprio di partecipazione e anche di grande ascolto, ecco, di tutte le persone, di tutti i bisogni. Ecco, questo sarà l'impegno che assumiamo e che io assumo anche nel mio nuovo ruolo di consigliere regionale e di maggioranza, per fare il bene, ecco, della comunità di Talmassons, del Medio Friuli e più in generale della comunità regionale. Oggi giustamente ci troviamo qui in questo luogo storico per noi, che è la Villa Savornian di Flambro, un luogo importante per la comunità di Talmassons, e giustamente io e il già sindaco Zanin vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno permesso di, appunto, io fare il sindaco e Zanin diventare consigliere regionale, ma soprattutto ci permettono di portare avanti un progetto iniziato diversi anni fa con molti portatori di interesse, su cui tutta la comunità si è racchiusa e ha portato dei grandi risultati. Quindi oggi è giusto dire grazie a queste persone, a questi cittadini che hanno accompagnato questo viaggio importante e che ci dà la possibilità a noi, che abbiamo la fortuna e l'onore di essere i loro rappresentanti, di continuare i nostri progetti. La cosa più bella è fare in modo di continuare quello che abbiamo fatto fino ad ora e che ancora i cittadini, come ci hanno accompagnato in questi oltre 9 anni, continuano a darci gli stimoli giusti. Noi siamo per l'ascolto, per la partecipazione e per condividere il più possibile. E questo è stato il risultato di questi 9 anni e anche il risultato delle elezioni del 29 aprile. Essere presidente del Consiglio è stata una cosa meravigliosa, essere prima consigliere provinciale, poi essere eletto dall'intero Consiglio, l'assemblea importante, l'assemblea più importante della nostra, del nostro Friuli, è stata un'emozione incredibile. E questi 5 anni accanto a persone che mi hanno insegnato molto, come il presidente Fontanini e anche gli altri miei colleghi capigruppo, mi dà quell'idea di, ho capito veramente cos'è l'ente d'aria vasta, cioè superare le problematiche non solo guardando al proprio comune, ma guardando ai comuni limitrofi, cioè un'area importante, capire quante importantissime risorse ha il territorio del Friuli. Se una scelta viene condivisa dal basso, se le collaborazioni si fanno in maniera spontanea e non in maniera suicida, come è stato con le unioni territoriali, si ottengono grandi risultati. Ecco, penso che questi 5 anni in provincia mi hanno dato quella visione lunga, quell'obiettivo lontano che è l'ente d'aria vasta. Io spero con tutto il cuore che anche il Consiglio regionale, il presidente Fedriga, riprenda questo importante ruolo e si capisca che l'ente d'aria vasta della provincia di Udine era un valore aggiunto per la nostra terra e penso che deve essere ripristinato e magari in forma elettiva. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.